Previously on Impact Wrestling. Gli ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Previously on Impact Wrestling, di seguito le notizie della settimana. Al via la nuova campagna promozionale, ho detto no a Valsoia, ho detto di sì al colesterolo, testimonial d'eccezione il wrestler Sharkboy che si unisce alla lotta per l'ostruzione lipidica delle coronarie, ingozzandosi come un maiale di merda durante ogni puntata. Dixie Carter ha rilasciato la seguente dichiarazione a riguardo: tranquilli, abbiamo già pronta la maschera da balena. Tarnilli motivato da parte di Madison Rayne, che ha tradito in mondo visione l'amica Terin Terrell, rea di averle rubato il vibratore. L'oggetto del trastullo, di nome Wilson, è poi magicamente ricomparso nella borsa di viaggio di Tommy Dreamer. Credevo fosse un portaconfetti, ma vibrava in bocca, ha esclamato ai microfoni della TNA l'Hardcore Legend. Malcontento tra i fans per il finale del match valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi tra Bobby Roode e Lashley. L'incontro è infatti terminato in maniera repentina grazie ad un roll-up vincente del canadese. Evidente lo sconforto dell'ex campione afroamericano. Jeremy Borash ha così commentato: cazzo mi frega, anche a Lashley ho guardato per tutto il tempo le minnazze nere. Vi ringrazio per l'ascolto e come sempre vi invito a seguire il Previously on Impact Wrestling qui su Ring the Bell, esclusiva radiofonica di WrestlingItalia.it. Adesso, se permettete, e vado in bagno a fafarmi sul calendario delle knockouts, visto che non becco la gnagna da quando pascolavano i tirannosauri.